Bentrovati a tutti per questo nuovo flash meteo. Andiamo subito ad esaminare le tre figure meteorologiche principali che risulteranno determinanti per il tempo dei prossimi giorni. Incominciamo dai Balcani, dove troviamo una saccatura che sorvolerà con la sua propaggine periferica colma di aria fresca in quota le nostre regioni meridionali, dove fino a giovedì 25 agosto compreso potremo assistere ad una moderata instabilità, soprattutto pomeridiana. Il resto dell'Italia sarà invece interessato da un moderato campo anticiclonico che comporterà condizioni di tempo stabili e anche abbastanza calde, ma comunque senza eccessi. Da venerdì 26 subentrerà la terza figura, un vortice di bassa pressione attualmente sulle isole britanniche, ma che tra venerdì e il prossimo weekend potrà dar luogo a qualche temporale dapprima al nord, poi anche al centro e nelle zone interne del sud, con fenomeni attesi principalmente appunto nelle zone interne e anche montuose. Le correnti meridionali associate a questa figura trasporteranno aria moderatamente calda dai quadranti meridionali, che farà risalire le temperature al sud, mentre qualche grado in meno lo potremo mettere in conto al nord, dove i temporali saranno più frequenti. Riassumiamo brevemente le previsioni. Martedì 23 agosto lieve instabilità al sud, con annuvolamenti sparsi e qualche rovescio temporale, soprattutto pomeridiano, soleggiato altrove, pur se comparirà qualche banco nuvoloso sul Friuli Venezia Giulia, oltre a modesti annuvolamenti pomeridiani, comunque senza conseguenze, sulle zone montuose lungo tutto il paese. Lieve maestrale al sud, dove le temperature si manterranno in linea o appena inferiori alle medie del periodo. Passiamo quindi a mercoledì 24 agosto, ancora qualche temporale al sud, soleggiato altrove, con temperature stazionarie. Infine, la tendenza successiva, che vedrà giovedì spegnersi lentamente l'instabilità sulle nostre regioni meridionali, mentre venerdì la ritroveremo un po' su tutta l'Italia, rinnovata per l'intervento, come abbiamo detto, della saccatura atlantica. Grazie per l'attenzione, da Luca Angelini è tutto, vi saluto e vi attendo al prossimo video.